Io sono Chiara Spigarelli, ho 32 anni e sono umbra, vengo da un paesino in provincia di Perugia che si chiama Sigillo. Sostenibilità presente per l'agenda del futuro, voci al femminile. Economia circolare, lavoro e innovazione, tre esempi di mondi possibili. Questa storia ci parla di come un problema può essere risolto e trasformato in opportunità, in un'ottica di economia circolare. Ci racconta anche di come formazione e innovazione possono aprire strade nuove e sostenibili. Conosciamo la protagonista, Chiara Spigarelli, agronoma umbra di Sigillo, specializzata in agricoltura di montagna, che attualmente vive e lavora in Friuli, a Udine, dove sta realizzando un'impresa a dir poco originale. Ho fondato la mia startup Agrivello nel 2019 e la mia startup ha l'obiettivo di recuperare lana di pecora e trasformarla in pellet non da combustione, non perché non brucia, ma pellet come fertilizzanti. Non tutti sanno che la lana ad oggi ha dei problemi enormi perché nessuno vuole più lana, tutti indossiamo sintetico e quindi gli allevatori si trovano ad avere tonnellate e tonnellate di lana da non poter utilizzare. Non ha più un utilizzo perché ha una serie di problematiche. La prima è che ci sono sempre meno centri di lavaggio per la lana, la seconda è che indossiamo sempre di più fibre sintetiche e la terza è data dal fatto che in Italia non ci sono pecore che producono lana di qualità. Quindi anche volendo attivare una filiera, su piccola scala è fattibile, su larga scala è abbastanza complicato proprio perché non c'è mercato. Questa cosa fa abbastanza ridere, però di base è così, tant'è che la lana è considerata appunto un rifiuto speciale a livello europeo, quindi alla pari di vernici, concimi e fertilizzanti. Io sono un'agronoma, facevo ricerca in università nel 2018 e ho iniziato a pensare che non era possibile questa situazione, cioè ho iniziato a pensare che magari era il caso di trovare una soluzione, soprattutto perché si parla tanto di economia circolare, ma spesso sono solo slogan da campagna elettorale perché i prodotti che rispondono a un'economia circolare spesso sono veramente pochi. E quindi, insomma, studiando e capendo perché ci fossero tutti questi problemi, ho iniziato a parlare con gli allevatori. Ho iniziato io stessa ad andare a tosare le pecore perché anche questo è un problema che c'è in Italia, non ci sono più tosatori. E quindi chiamavo l'allevatore, andavo a tosare le sue pecore che magari durante il Covid non erano state tosate, quindi insomma avevano lana di 2 anni. Mi portavo a casa la mia lana e iniziavo a fare le mie ricerche. E da qui un po' è nata la startup. Quindi ecco, nel 2018 da agronoma ho iniziato appunto a studiare il problema e ho iniziato a ragionare su una possibile soluzione perché io appunto stavo studiando a Udine, vagavo per le montagne perché ho fatto appunto un dottorato sugli allevamenti di montagna e iniziavo a trovare ovunque dei sacchi di lana. All'inizio mi sembrava assurdo che magari ci fossero delle persone poco sagge che buttassero appunto sacchi di lana in montagna dove capitava, poi ne trovavo sempre di più e quindi ho iniziato a pensare che appunto ci fosse un disagio di base, un problema di base. Quindi ecco, dopo 4 anni, nel 2022 sono riuscita a concludere questo iter normativo e autorizzativo e proprio lo scorso giugno ho inaugurato ufficialmente la mia startup. Era già attiva, ma l'ho inaugurata nel senso che ad oggi questo pellet appunto è vendibile, è disponibile sul mercato. Quindi la lana, che altrimenti sarebbe diventata rifiuto, torna nel terreno e ci ritorna come concime. Un concime che tra l'altro è 100% naturale. Dalla mia esperienza da agronoma, diciamo, la principale critica che viene sempre fatta ai concimi è che puzzano.
In questo caso al massimo il pellet profuma di pecora, nel senso che non è un prodotto che appunto può darci fastidio, ovviamente non deve essere messo in dispensa vicino ai biscotti, però è un prodotto sicuramente comodo da utilizzare perché è sotto forma di pellet e appunto non puzza rispetto a tanti altri. E le due principali caratteristiche sono quelle appunto di rilasciare azoto, lo rilascia in maniera graduale, quindi non è come un concime chimico come l'urea che se piove nel terreno non rimane più niente. Le fibre continuano a rilasciare azoto anche nei mesi successivi all'utilizzo, quindi insomma è molto comodo. E dall'altra parte la lana trattiene l'umidità e quindi trattenendo l'umidità mantiene il terreno umido ed evita spreco d'acqua quando non ce n'è bisogno, che visti gli ultimi periodi non è proprio così male. Inoltre il prodotto è locale, quindi non si compra il concime che viene dalla Nuova Zelanda, ma un concime che viene prodotto in Italia e può essere utilizzato veramente in sacchetti di piccole dimensioni per chi ha solo una pianta di ciclamini sul terrazzo, a chi ha grandi estensioni perché fondamentalmente cambiano le dosi, ma l'utilizzo può essere applicato a qualsiasi tipo di pianta. L'attività, come ci ha spiegato Chiara, è partita da poco ed è lei che in questa fase, in totale autonomia, si sta occupando dell'intera filiera. I passaggi della filiera sono molto semplici. L'allevatore mi chiama, ovviamente ad oggi in Friuli Venezia Giulia, e mi chiama appunto per tosare le sue pecore. Io prendo la mia macchinetta, parto la mattina, posso andare in pianura, in collina, in montagna, insomma ovunque. Prendo la mia macchinetta elettrica perché non si tosa più con le forbici come si faceva una volta e vado a tosare, insomma. Le pecore devono essere tosate per rispettare il loro benessere animale. Questo cosa vuol dire? Che una pecora che non viene tosata, tra parentesi una volta l'anno, meglio due, ma almeno una pecora non tosata è una pecora che ha la lana che continua a crescere ogni anno sulla sua schiena, sul suo dorso. Quindi la lana si infeltrisce, si formano degli strati, si riempie di paglia, di letame, di uova, di parassiti. Quindi insomma l'allevatore mi chiama perché vede le pecore, uno, in difficoltà perché d'estate sono 40 gradi e loro hanno un palmo di lana sulla schiena e non è proprio così piacevole. E dall'altra parte sa che devono essere appunto ripulite per la stagione estiva, quindi si porta via tutto lo sporco che la lana ha raccolto durante l'anno sulla schiena della pecora fondamentalmente. Quindi ecco, mi chiama per tosarle. Io arrivo, catturo la pecora, inizio a tosarla. Non sono un tosatore della Nuova Zelanda, ma fondamentalmente in 5 minuti toso la mia pecora e alla fine della giornata carico la lana nei miei sacchi. Sacchi registrati, tutto tracciato, perché ovviamente la lana è un rifiuto, quindi è come se portassi via l'immondizia. Torno nel mio impianto di trasformazione dove la lana fondamentalmente subisce due grandi passaggi. Il primo è viene tritata. A me non interessa che la lana sia filabile, pulita oppure morbida, cioè io raccolgo qualsiasi tipo di lana e questo vuol dire che la raccolgo bianca, nera, liscia, riccia, insomma di mille tipi. Quindi il primo passaggio è quello di renderla omogenea, la rendo tutta uguale, quindi la trito in particelle più piccole e poi c'è il passaggio vero e proprio che è quello proprio della pellettatura. C'è questo macchinario, questa pseudo pellettatrice che fa questi pellet, queste forme cilindriche molto simili a quelli del legno e ecco pelletta la lana. È un processo sicuramente innovativo e che insomma sì, dà una risposta a un prodotto che tutti noi pensiamo come tradizionale, ma che è una materia che rimane nobile lo stesso, non indossata, ma che torna naturalmente sul terreno e fondamentalmente ha una nuova vita. Ecco, in questo caso utilizzarla come concime, dargli una nuova vita in modo alternativo non è un peccato, non è uno spreco, ma è una buona soluzione, insomma, sicuramente alternativa, poco diffusa, anzi poco immaginabile, ma una buona alternativa. È una startup certamente sostenibile, ma che in quei territori di montagna e in questo momento ha anche una funzione sociale. Si parla di sostenibilità economica, perché l'allevatore non paga lo smaltimento e anzi appunto rientra in un ciclo, ma fondamentalmente
si dà una nuova vita, insomma, a questo prodotto, anche dal punto di vista proprio economico, insomma, della spesa che dovrebbe affrontare l'allevatore per smaltirla. È un po' anche sociale, secondo me, perché fondamentalmente questi allevatori hanno veramente una via di fuga, cioè dopo tutti i problemi che hanno per altre vie, hanno anche il problema della lana negli ultimi anni, cioè veramente un problema dopo l'altro, e fondamentalmente sono, ecco, risollevati da questa cosa che mi chiamano, io vado a ritirargliela. Gli ridò un prodotto perché non gli faccio pagare lo smaltimento, perché riutilizzano il mio pellet, e quindi sono un po', diciamo, non so, la salvatrice tra virgolette, ma diciamo che sono riuscita, insomma, a dargli una risposta chiara e non solo uno slogan, insomma, spesso. L'idea di Chiara è oggi concreta, anche se il percorso non è stato facile. Adesso però la sua visione, condivisa con gli allevatori, sta aprendo nuovi scenari. Non sono stati anni proprio così semplici, nel senso che se uno pensa che la startup è nata idealmente nel 2018 e veramente è diventata concreta solo nel 2022, adesso, insomma, fa ridere, cioè magari ci rido e ci scherzo, però se penso che sono passati 4 anni, non è proprio così gioiosa la cosa. Soprattutto perché mille volte ho pensato di lasciar perdere, perché tutte le normative che riguardano la lana parlano di tessile, però al tempo stesso si parla di startup, e quindi c'era sempre questo problema di mezzo, non poteva essere fatto niente di innovativo perché c'erano leggi del 2005 che parlavano di cose ovviamente vecchie, dove la lana veniva utilizzata in altri modi, e i problemi sono dietro l'angolo, non perché siamo in Italia, ma perché in generale in Europa ci sono mille regolamenti che ognuno deve rispettare, dall'azienda piccola all'azienda enorme, perché spesso poi i regolamenti sono gli stessi, e quindi l'azienda enorme ha 1000 amministrativi, l'azienda piccola no. E quindi, insomma, proviamo lo stesso, vado avanti, provo in un altro modo, cerco delle vie alternative, e alla fine dei conti sono andata avanti solo perché ho capito che soprattutto in agricoltura o si è in rete oppure si fa prima a chiudere. Ad oggi il mio futuro è sicuramente più colorato, più gioioso e più prospero, e niente, la startup adesso è attiva in Friuli Venezia Giulia, ma il mio obiettivo futuro, insomma, è quello di creare magari dei poli diversi in Italia, perché anche dal punto di vista della sostenibilità non mi immagino proprio un tir che parte dalla Sicilia con tonnellate e tonnellate di lana. Piuttosto mi auguro che, appunto, i pellet vadano bene, mi immagino più a Grivello, in Nord Italia, in Centro Italia, in Sud Italia, proprio perché alla fine il problema della lana ce l'hanno un po' tutti, quindi spero, appunto, di dare una risposta a più allevatori possibili. Quindi nel futuro vedo proprio un consorzio di tosatori, cioè un gruppo di ragazzi che magari vogliono imparare, proprio perché l'altro problema è che in Italia non ci sono più tosatori, e appunto una rete, dalla rete locale, una rete a livello nazionale, di chi va a tosare, di chi va a raccogliere lana e di chi la trasforma. E invece dal punto di vista in generale dell'agricoltura mi aspetto sicuramente delle aziende più attente, che utilizzino sempre meno fertilizzanti sintetici, che si torni sempre di più a quello che è naturale, a quello che è appunto ecologico, perché dentro veramente in questo caso il pellet non ha nient'altro se non lana, e che si torni soprattutto agli utilizzi di prodotti locali, senza andare a recuperare prodotti magari sì biologici o naturali, ma dall'altra parte dell'oceano, cioè non ha senso. Dobbiamo ripensare al nostro territorio, a quello che offre, e a spostarci il meno possibile, perché le risorse ci sono, bisogna solo iniziare a parlarci e iniziare, insomma, a condividere i problemi all'interno delle nostre zone e all'interno dei nostri paesi. Sostenibilità presente per l'agenda del futuro è un podcast realizzato da Giorgio Vicario. Le musiche e il sound design sono a cura del collettivo VidVid.